Ora dobbiamo fare Oli. Cioè? Io faccio 3, 2, 1, poi insieme dobbiamo dire Oli! 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 Bentornati in un nuovo video. Oggi sono con il mio papà. Il mio papà mi sa che non l'avete mai visto sul canale, forse in qualche vlog. Oddio, sì, forse in qualche vlog, in qualche vlog. Però diciamo questa è una novità assoluta. Ieri sono tornata, non so se vedete che sono abbrandatissima. Sono tornata dal mare e papà ci è venuto a prendere in stazione perché abbiamo avuto diversi problemi, poi vi racconteremo. E praticamente subito appena l'ho visto, la prima cosa che gli ho detto praticamente è stata: papà, domani mattina dobbiamo registrare un video insieme. Quindi l'ho praticamente costretto. Ecco, e quindi diciamo da lì è iniziata la preoccupazione. Esatto. Allora papà, ora ti metterò alla prova. Tu l'hai visto il video dove Titti mi sceglie i trucchi? Sì. L'hai visto? Sì, l'ho visto, non tutto, ma l'ho visto. Ecco. Ecco. E quindi oggi, papà, tu dovrai andare a fare la stessa cosa. Io ti lascerò un cestino, comunque qualcosa. E tu dovrai fare shopping per me nella mia makeup collection. Quindi poi, con i trucchi che sceglierà papà, dovrò andare a fare una full face. Il discorso qual è? Che io credo che papà, meno di tutti, ci capisca qualcosa di trucco. Perché comunque Titti è ben addestrato, mamma si trucca, è brava, mia sorella pure, papà è l'unico in famiglia proprio che si trucchi, esatto, di trucchi non ci capisce niente, quindi io credo che uscirà fuori qualcosa di veramente esilarante. Guarda, oh, questo ovviamente viene tagliato. Sì, mettici pure tu. Allora papà, che ne pensi? Ce la farai a vincere questa challenge? Oddio, a vincerla sicuramente sì. Quindi ragazzi, adesso noi ci armiamo di cestino, andiamo a fare, anzi andrà a fare shopping nella mia makeup collection, perché io non gli potrò dare nessun tipo di indicazione, lui non mi potrà chiedere. Io credo, papà, tu sai che cos'è tipo un primer? Oddio, ne ho sentito parlare molto. Lo troverò, dai, lo troverai, va bene. Va bene, io sono fiduciosa, penso che papà possa fare un ottimo lavoro. E ci vediamo dopo. A dopo. Allora, comincio a fare shopping. Quindi come regola questi dovrebbero essere tutti fondotinta. Esatto. Quindi posso scegliere anche il colore. Eccolo, lo trovo. Dai. Ta-ta. E vado su questo qua, mi ispira. Ok. Più che altro mi ispira la confezione. Cosa abbiamo? Navy Cosmetics. Ok, sceglie questo. Ma devo scegliere qui, praticamente ogni cassetto c'è una cosa che serve. Questo lo sei tu, papà. Sei tu l'esperto. Ah, un illuminante. Sì, perché non voglio esagerare, tipo, insomma, questo mi sembra un po' esagerato. Voglio andare su qualcosa di più sobrio. Sobrio, ok. No, aiutami perché non leggo. Cioè, che cos'è questo? Non si può proprio dire. Non c'è l'aiuto da del casa. Del pubblico, no. Non c'è l'aiuto da casa, allora facciamo così. No, siccome stavamo sul sobrio, prendiamo questo. Questo qua. Questo non so effettivamente a cosa serve. Matto, questo è matto. Questo è matto come qualche cliente a volte. Praticamente quando finisci di truccarti è ora di andare a dormire. Ma guarda che io tutti i giorni mi trucco con queste cose. Riesci pure a uscire di casa? Sì. Che non so proprio di che si tratta. Questo è il vincitore. Oddio, questo mi piaceva ma non c'entra niente però con tutti i colori che abbiamo preso. Però la prendo lo stesso. Non so cosa uscirà fuori. Nemmeno io, padre, dico la verità. Eccola. Un colpo diretto proprio, l'ho trovata. Ho trovato subito. Ecco, meno male, sei andato proprio preciso, sapevi quello che cercavi. Sì, ormai sono esperto, dopo tutti questi cassetti. Questo l'avevo... No, non l'avevo aperto. Sono molto dispiaciuto. Perché? Perché stanno finendo i cassetti. No, ci avevi preso gusto. Dai, questo un po'.
po' di brillantini. Ok, bravo papà, anche a te piacciono i brillantini. La matita dovrebbe essere un po' più scura del rossetto. Allora noi ci vediamo dopo, a trucco finito, vediamo quello che avrei combinato. Ok, siamo di nuovo soltanto io e voi. Allora, io sono seriamente preoccupata per lo shopping che mio papà ha fatto nella mia makeup collection. A parte il fatto che penso abbiate visto che invece di prendermi un correttore mi ha preso il matitone verde con raggi rossori, che in realtà oggi ci sta anche abbastanza bene perché con il mare e il sale mi sono uscite fuori tutte le piccole impurità sotto pelle, che ora si spera se ne andranno, però comunque ho abbastanza rossori e bollicine. Il fondotinta dovrebbe andare abbastanza bene, anche se sembra un po' scuretto. Poi non lo so, non abbiamo nemmeno un primer occhi, quindi iniziamo subito appunto con il trucco occhi come sempre. Però invece che mettere un primer occhi vado a mettere Romeo. Non avendo nemmeno un primer occhi andremo a utilizzare direttamente lo Shine Killer, che è un primer viso sia sugli occhi che sul viso, così poi possiamo iniziare il nostro make up. Ne prendo un pochino. Mamma mia, sono stata una settimana quasi senza truccarmi, quindi adesso ritruccarmi mi fa venire un po' d'ansia perché qui a Roma fa veramente caldo, anche se devo dire che grazie al cielo con la pala accesa al massimo si respira abbastanza. Un'altra cosa che mi spaventa moltissimo delle scelte di papà è che non ha preso né un mascara né ciglia finte, quindi veramente io non so che cosa andremo a combinare. Ok, è il momento degli occhi. Non ho mai utilizzato questo primer viso per gli occhi, speriamo che faccia il suo lavoro, almeno che faccia aderire bene gli ombretti, anche perché papà ha scelto come palettina una palette piena di ombretti freddi. Invece io adesso che sono abbronzata tutto volevo utilizzare tranne che i toni freddi. Però dai, veramente nel complesso secondo me, per essere una persona che non ci capisce proprio niente di make up, non è stata una brutta scelta. Almeno abbiamo un po' di vari colori. Tra l'altro, se non sbaglio, ha preso anche altri ombretti. Ha preso, sì, ha preso la palette Boudoir Eyes di Too Faced. Non so nemmeno se c'è ancora questa qui. Un Lid Lingerie nel colore 12, che è un ombretto liquido. Un ombretto matte di Colourpop. Questo è il Super Shock Shadow Matte Tote, che è un bel marroncino caldo. Non so come lo farò star bene con le altre cose. E poi il pigmento di MAC Naked. Allora io direi che prima di tutto andiamo a prendere il colore chiaro per illuminare la parte sotto il sopracciglio. Ok, fortunatamente la pigmentazione non è eccessivamente alta, me la ricordavo più scrivente, così che non vada a farmi tipo l'effetto gesso sotto il sopracciglio. Forse sono io che mi sento molto più abbronzata di quello che non sono in realtà, non lo so. Nella piega andiamo ad utilizzare il colore caldo di Colourpop. Credo sia l'unico modo in cui potremo utilizzare questo ombretto oggi. Da quello che ho capito, papà voleva un trucco sobrio, quindi cercheremo di accontentarlo utilizzando sì tutti quanti i prodotti che ha scelto, però senza esagerare con la creatività, anche perché non me la sento di fare un super trucco spintissimo senza avere nemmeno il mascara, cioè non ci credo che non mi ha scelto nemmeno un mascara o le ciglia finte me le aspettavo. Dai papà, che mai combinato. Ora andrei a mettere l'ombretto liquido dalla palpebra, magari mi concentro più sulla parte centrale e sfumo anche i bordi, così vado a dare un pochettino di luminosità, portandolo però più verso l'esterno, così nella parte interna ci andiamo a mettere il pigmento di MAC. Con il pigmento di MAC invece vado a dare luce all'angolino interno. Io non vedo l'ora di fare un video, non so che tipo di video posso fare, dove vi racconto che cosa ci è successo a me e Titti in questa vacanza, perché non vorrei dirvelo oggi, vorrei proprio prendermi del tempo per raccontarvi tutto quanto, perché ce n'è successa veramente di ogni. Metto un pochino anche sotto il sopracciglio per illuminare. Mai stata più sobria di così in tutta la mia vita. Comunque vado a prendere giusto un pochettino di Voulez-Vous, che è questo colore viola più freddo, e lo vado a mettere leggermente all'angolo esterno dell'occhio. Ok, oggi abbiamo fatto anche una no makeup challenge, perché praticamente
una volta sfumato il tutto non si vede più niente. Credo sia anche perché ho utilizzato un primer viso sugli occhi. Comunque, a parte ciò, mi aveva preso papà anche un illuminante. No, scusate, un eyeliner, che è questo qui. Questo purtroppo è andato fuori produzione, non c'è più, sempre di NYX Professional Makeup. E io adoravo questo eyeliner. Vado a farmi una righina molto molto carina e luminosa, però senza portarla proprio a codina. Vado giusto nella parte iniziale dell'occhio. E voilà, look ultra glowy. In fase di formazione. Adesso facciamo le sopracciglia. E papà, convinto di avermi preso una matita occhi, mi ha preso una matita sopracciglia, grazie al cielo, anche perché io sto pian piano diventando calva da questo sopracciglio. C'è lui che è molto carino e simpatico, e lui che invece non lo so che problema ha avuto durante il suo percorso di vita. Mi ha scelto come colore rich brown e black brown, quindi devo andarci molto 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 delicata, altrimenti rischio davvero di farmi le sopracciglia troppo scure. Ok, ora che ho di nuovo delle sopracciglia più o meno, andiamo alla base, anche perché non è che possiamo fare molto altro. E papà mi ha preso anche l'illuminante liquido, quindi noi andremo a utilizzare un fondotinta molto fancy, ossia Dior Skin Star di Dior, insieme a questo Oh My Glow illuminante liquido di Mulac nel colore bronze. Questo lo vado a mettere sui punti luce del viso e andiamo a sfumare. Calcolate che questo Oh My Glow già è molto scuretto di suo. Con il fondotinta che ha scelto papà sicuramente non ci aiuteremo. Bene, credo di aver appena combinato un disegno. È veramente troppo scuro questo Oh My Glow per me. Pensavo, ve l'ho detto, mi sento un po' troppo abbronzata rispetto a quello che non sono veramente. Vado a prendere il magico pennino verde e lo vado a mettere sui rossori, mentre le mie occhiaie rimarranno lì imperterrite. Fondotinta di Dior. Il colore non è male in realtà, magari riesce un pochettino ad attenuare il pasticcio che ho combinato con l'illuminante. E magari riusciamo a fare una bella base glowy. Calcolate che adesso sembro una super lampadina, ma questa cosa di mettere l'illuminante sotto il fondotinta, in realtà, o mischiarlo insieme, io la faccio sempre. Ora si vede tantissimo soltanto perché è scuro, 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 scuro. Beh, match col collo perfetto, direi. In realtà con le braccia ci siamo quasi, ma col collo, ragazzi, poi il mio collo si abbronza veramente poco, quindi sembro veramente me a 12 anni. Cioè, voi vi immaginate io che a 12 anni mi metto il fondotinta così? Fatelo, perché è esattamente quello che succedeva quando avevo 12 anni. Comunque, ragazzi, comunque, adesso non scherziamo, perché mio papà non solo mi ha scelto una cipria molto chiara, ma mi ha scelto la cipria più chiara che io ho nella mia makeup collection, che è quella che io utilizzo d'inverno. Quindi calcolate, io d'inverno sono di questo colore preciso. E adesso con questo fondotinta spero di riuscire a non combinare un disastro, ma a schiarirmi leggermente. Forse papà ha fatto una cosa buona e giusta scegliendo la cipria più chiara della mia makeup collection. Forse riesco a ritornare di un colore un pochettino più credibile per me. Adesso l'ho capito, papà, furbo. Prima mi dà il fondotinta scuro, così io mi sento abbronzata. E poi mi dà la cipria cara, la cipria chiara per tornare in me. Ok, molto molto meglio. Adesso sono tornata del colore della mia pelle, non ci posso credere. Veramente pensavo di concludere arancione anche questo video, perché non so se vi ricordate il video di Lidl, come ero finita poi dopo essermi truccata. Pensavo di fare un remake di quello. In realtà ce l'abbiamo fatta, sono di un colorito più o meno normale. Adesso vado con il bronzer che mi ha scelto mio papà, che è questo qui di Brochet Duo Powder Soleil, e vado a metterlo un pochettino agli angoli per scaldare, anche se in realtà anche questo qui io di solito lo utilizzo d'inverno quando sono del mio colore, e quindi ora si vede molto 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 poco. Non abbiamo un blush, non abbiamo niente, che tristezza, amici. Però è un look molto glowy. Infatti papà, non contento, non mi ha preso un illuminante, perché anche lui... Bene, sono caduti tutti i pennelli.
dicevo, anche lui da bravo Fulli è un grande amante del glow. Quindi prima andiamo a mettere questo illuminante, che è uno dei miei preferiti ed è il Lunch Money di Colourpop, e lo vado a mettere sullo zigomo se ritrovo il pennello. Eccolo qua, un pochino anche sugli altri punti luce, e poi per il resto invece andiamo a utilizzare questa palettina di Essence che si chiama Glow to Go, che è veramente veramente molto carina per le pelli abbronzate, perché come vedete i colori sono abbastanza glowy e anche scuretti. Vado a utilizzare l'oro, quello un pochino più chiaro, e lo vado a mettere sopra quello di Colourpop. Più che il video dove il mio papà mi sceglie i trucchi, stiamo facendo la challenge, quella trucco completo utilizzando solo illuminanti, perché sono una lampadina. Veramente questo è troppo illuminante anche per me, abbiamo un po' esagerato. Vado a riprendere la palette occhi e vado a scurire leggermente la parte inferiore del mio occhio. Lo faccio sempre con il viola. Mamma mia ragazzi, non mi sono mai vista più brutta di così nella mia vita. Comunque vado a riprendere Voulez-Vous con un pennellino più piccolo e lo vado a mettere anche un pochettino sopra, così almeno vado a dare un senso all'occhio, perché sembro veramente un pesce. Sono un pesciolino, tutto illuminato, povera me, povera me. Meno male che almeno oggi non devo uscire, se non alle 5 e mezza devo andare in palestra, ma almeno ci posso andare struccata, yeah. Mamma mia ragazzi, non vi posso guardare dallo schermino della videocamera perché sono oscena. Il video è quasi finito ragazzi, perché manca la proposta labbra che papà ha abbinato a una matita. Quando ho detto la matita deve essere più scura, io così, che senso papà, la matita deve essere più scura, e mi ha preso la 831 Mauve di NYX delle Slim Pencil, che vado ad utilizzare sul contorno. Ok, matita messa, come vedete questa ha un sottotono rosato violetto. Invece il rossetto liquido che mi ha scelto papà è Daddy di Jeffree Star, che è proprio marrone. Ok, bene, sono molto carina devo dire ragazzi, cioè nemmeno togliersi le orecchie salverà la situazione. Ecco, forse così sono molto carina, perfetto. Non sono mai stata più bella nella mia vita, no ragazzi, veramente non mi posso guardare, sono scena. Non capisco se sono io oggi che non mi posso vedere già di mio, o se è il make up che veramente non mi valorizza affatto. Comunque aspettiamo il verdetto di papà, magari papà dice pure che è il trucco migliore che abbia mai fatto nella mia vita. Stiamo a vedere. Allora, papà ha fatto anche il cambio d'abito perché è andato a correre con mamma, quindi adesso si è addocciato e è ritornato qui a vedere il risultato finale, che in realtà esatto, in realtà ha un po' barato, perché prima io stavo sul letto a editare la prima parte di video e lui è venuto a sbirciare e sembrava abbastanza soddisfatto. Sei soddisfatto? Sì. Secondo me sta bene con l'abbronzatura. Ah, questo, ok, no? Cosa cambieresti? Oddio, metterei un po' di eyeliner e un po' di ciglia sono finte, abituato, no? Sono abituato sì a vederti con le ciglia. Sì, così ciglia. Sembro un po' pelata, vero? Sono calva di ciglia adesso. Vabbè, però almeno dai, cambi un po' look. Cambio look, look più fresco. Povera me. Quindi papà, nel complesso, che voto daresti a te stesso da 1 a 10? 9. 9? Proprio così è andata, vabbè, grandi voti, bravo papà, dai. Dai, potevi fare peggio in realtà, mi hai messo una quantità di illuminante che sono eccessiva. Sì, sembra un po' una patatina fritta del Mac, però a parte questo tutto bene. Grazie papà per averci fatto compagnia in questo video. Vieni mamma, vieni a vedere il risultato, fai la voce fuori campo. Ecco come... Beh sì, in effetti con l'abbronzatura non ci sta male. Vedi, non l'ho pagata, questo dovremmo assicurarcene. Comunque questo è il risultato finale, appunto, se avessi avuto le ciglia finte o il mascara forse sarebbe andata un po' meglio, avrei messo un po' meno illuminante sicuramente, però devo dire che anche io ho esagerato un po' con questo illuminante qua che mi avevi preso. Questo l'illuminante? Sì, questo... No. Questo era quello che tu non sapevi che cosa fosse. Adesso lo so. Bene. Ho capito. Allora, sei pronto per dare le lezioni di make up? Possiamo fare un corso papà Fulli, trucco intensivo. Ok.
Ci sto. Ok, è andata così. Potete iscrivervi al corso Papà Fulli cliccando il tasto iscriviti qui sotto. Comunque, a parte ciò, ragazzi, io spero davvero tantissimo che il video vi sia piaciuto e che vi abbiamo tenuto compagnia. Speriamo che le doti artistiche nella scelta dei prodotti del mio papà vi siano piaciute. Fateci sapere con un commento qui sotto se è stato bravo e soprattutto che voto dareste voi a lui da 1 a 10. Mi raccomando, siate molto cattivi. Bene, mi raccomando, solo commenti positivi. Solo commenti positivi, gli altri verranno bannati. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E soprattutto, dove mi devono seguire? Su Instagram, su Facebook, su Twitter. Da tutte le parti, però soprattutto su Instagram. Come mi chiamo su Instagram? Oddio, Deborah Fully Makeup. Bravissimo papà, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!